a tutti e benvenuti su Top the Top. Oggi ci immergeremo nell'entusiasmante mondo degli stadi di calcio più celebri. Prima di cominciare, è importante sottolineare che questa lista non mira a stilare una classifica, ma piuttosto a esplorare una selezione di stadi che si sono distinti per la loro storia unica, le squadre che vi hanno dato vita, la loro capienza, l'architettura distintiva e l'importanza storica delle partite che li hanno ospitati. Per coloro che sono nuovi di qui, vi invitiamo a fare l'iscrizione e ad attivare le notifiche in modo da essere aggiornato per l'uscita dei prossimi video. Ci auguriamo che il contenuto sia di vostro gradimento e vi auguriamo una piacevole visione. Iniziamo con il leggendario Maracanã a Rio de Janeiro, Brasile, che è un'iconica opera d'arte calcistica, ha ospitato momenti epici nel corso dei decenni. La finale della Coppa del Mondo FIFA 1950 è stata memorabile come un maracanazzo, quando l'Uruguay ha sorpreso il Brasile sconfiggendolo, grazie al gol di Alcides Guija. Nel 1969, Pelé ha guidato il Santos alla vittoria nella finale della Coppa Libertadores contro il River Plate. Nel 2014, la finale della Coppa del Mondo ha visto la Germania battere l'Argentina con il gol decisivo di Mario Götze. Nel 2016, Neymar ha segnato un gol iconico ai Giochi Olimpici estivi. Il Maracanã continua ad essere un simbolo di emozioni calcistiche, incastonato con vittorie e storie di campioni e appassionati da tutto il mondo. Passiamo ora al Camp Nou a Barcellona, Spagna, il teatro catalano dove il calcio diventa arte. Questo stadio di Barcellona ha ospitato momenti indelebili, come la finale di Coppa del Mondo FIFA 1982, in cui l'Italia trionfò contro la Germania. Qui, nomi come Paolo Rossi e Dino Zoff sono rimasti impressi. Ma è con il Barcellona che il Camp Nou brilla di più. Da Johan Cruyff a Ronaldinho, ogni generazione ha dato vita a nuovi eroi. Nella UEFA Champions League 2008-2009, Messi ha segnato un gol memorabile contro il Manchester United, portando il Barça alla gloria. La leggenda di Messi al Camp Nou è continuata con vittorie di campionato e momenti indimenticabili. Il terreno ha visto sfide epiche, come Cristiano Ronaldo segnare per il Real Madrid, alimentando la rivalità calcistica più celebre. Oltre a ospitare il gioco, il Camp Nou è un santuario, un luogo d'arte e identità. Con oltre 80.000 spettatori, è il palcoscenico per nuove storie e nuovi campioni. Qui passato e presente si fondono, e ogni partita dipinge emozioni e ricordi indelebili. Spostiamoci al maestoso Santiago Bernabéu, tempio calcistico iconico di Madrid. Questo stadio, sede del Real Madrid, riflette l'eredità e la passione del calcio spagnolo e mondiale. Intitolato a Santiago Bernabéu y Este, influente presidente del club, è stato teatro di momenti epici come il gol del secolo di Maradona ai mondiali del 1986. Il Bernabéu è saldamente legato al Real Madrid, con leggende come Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, e vittorie in Champions League. Ha visto emergere eroi come Zidane, sia da giocatore che da allenatore. Le sfide del classico tra Real Madrid e Barcellona hanno acceso rivalità epiche, con Messi e Ronaldo come protagonisti. Con la sua imponente architettura e oltre 80.000 posti, il Bernabéu è un luogo sacro per i tifosi del Real Madrid e gli amanti del calcio. Ogni partita celebra passione e storia, dando vita a leggende e ricordi eterni. Proseguiamo con il Wembley Stadium di Londra, un'icona del calcio mondiale. Inaugurato nel 1923,
È stato simbolo del gioco e ha ospitato momenti storici come la vittoria dell'Inghilterra ai mondiali del 1966. Il nuovo stadio, aperto nel 2007, mantiene l'estetica del passato ma con modernità. Con oltre 90.000 posti, è tra i più grandi d'Europa, ospitando eventi di spicco, tra cui la finale di Champions League 2013 vinta dal Bayern Monaco. Ha accolto finali di UEFA Cup, le Olimpiadi del 1948 e 2012 e vari concerti, tra cui il più famoso concerto dei Queen con Freddie Mercury. È un luogo di passione sportiva e di eventi unificanti, un faro di eccellenza nel cuore di Londra. Ci dirigiamo verso lo storico stadio di San Siro, o Meazza a Milano, un simbolo di passione calcistica e gloria. Condiviso da Inter e Milan, è stato fondato nel 1926 e ha ospitato momenti memorabili. Ha accolto finali di Champions League, incluso il trionfo dell'Inter nel 1965 contro il Benfica. Il derby della Madonnina tra le squadre rivali è un momento di intensità unica. Nel 1990, è stato il palcoscenico della finale della Coppa del Mondo vinta dall'Argentina di Maradona. Nel 2016, il Real Madrid ha vinto la Champions League qui. L'imponente struttura e l'atmosfera coinvolgente rendono ogni partita un'esperienza indimenticabile. Il San Siro è una dimora di leggende calcistiche, un luogo in cui il calcio diventa arte e passione con una storia unica. Andiamo ora nell'iconico Old Trafford, storico stadio del Manchester United, a Manchester, Regno Unito. Costruito nel 1910, è un simbolo di grandezza calcistica e passione. Nota per la vittoria epica nella finale della Champions League 1999 contro il Bayern Monaco. Il teatro ha ospitato leggende come Charlton e Cantona. Il Manchester Derby con il City è una rivalità intensa, mentre Sir Alex Ferguson ha guidato il club a successi storici. La Stratford End è un punto di celebrazione. Le partite qui uniscono atmosfera unica, storia e amore per il calcio, rendendo Old Trafford una casa di leggende e passione calcistica. Adesso passiamo all'Allianz Arena, che è uno straordinario stadio calcistico situato a Monaco di Baviera, Germania, che unisce la tradizione del calcio tedesco con l'innovazione architettonica moderna. Inaugurato nel 2005, è famoso per la sua facciata esterna composta da pannelli luminosi che cambiano colore a seconda delle squadre in campo, rosso per il Bayern Monaco e blu per il TSV 1860 Monaco. Tra i momenti salienti, l'Allianz Arena ha ospitato la finale della Coppa del Mondo FIFA 2006 tra Italia e Francia, ricordata per la sfida dei rigori e il gol vincente di Fabio Grosso per l'Italia. Tuttavia, è il Bayern Monaco che ha scritto la storia dello stadio, vincendo titoli di Bundesliga e la UEFA Champions League. Nomi come Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Thomas Müller sono legati all'Allianz Arena. La finale della UEFA Champions League 2012-2013 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund è un momento epico. Il gol di Arjen Robben ha consegnato il trofeo al Bayern e ha segnato indelebilmente la storia dello stadio. L'Allianz Arena non è solo uno stadio di calcio, ma anche un luogo versatile grazie alla sua moderna struttura e al tetto retrattile. Oltre agli eventi sportivi, può ospitare diverse manifestazioni. L'atmosfera coinvolgente delle partite, con tifosi appassionati, crea un'esperienza unica in cui calcio e architettura si fondono in modo indimenticabile. Ci spostiamo a San Paolo, Brasile, dove troviamo l'Estadio do Morumbi, un'icona calcistica notevole. Inaugurato nel 1960, è la casa del São Paulo Futebol Clube. L'architettura è imponente e le tribune abbraccianti creano un'atmosfera coinvolgente. Ha ospitato la vittoriosa finale della Coppa del Mondo FIFA 1970, con il Brasile che ha trionfato per la terza volta.
il São Paulo FC ha ottenuto vittorie in Copa Libertadores, guidato da figure come Raí e Rogério Ceni, noto per i suoi gol da calci piazzati. L'Estadio do Morumbi ha ospitato eventi musicali e culturali, dimostrando versatilità. Con oltre 60.000 posti, è un punto di riferimento nel calcio brasiliano e un luogo di fede per i tifosi del São Paulo FC. L'atmosfera coinvolgente, la passione dei tifosi e l'energia rendono ogni partita un'esperienza unica nel cuore di San Paolo. Arriviamo al leggendario Estadio Azteca a Città del Messico. Inaugurato nel 1966, ha ospitato due finali di Coppa del Mondo FIFA. Il Brasile ha vinto nel 1970 e l'Argentina, con Maradona, nel 1986. Qui è stato segnato il celebre gol del secolo da Maradona. Il Club America gioca qui, con stelle come Blanco e Sanchez. Nel 2001, l'Estadio Azteca ha ospitato la finale della Copa Libertadores. Con oltre 80.000 posti, è stato teatro di emozioni straordinarie e glorie globali. È un monumento al calcio messicano e internazionale, accogliendo tifosi appassionati e preservando una tradizione calcistica che attraversa i decenni. Concludiamo la nostra lista con l'Anfield Road, uno dei templi calcistici più iconici, situato a Liverpool, Regno Unito. Inaugurato nel 1884, è la casa del Liverpool FC. La Cop Stand domina lo stadio, simbolo di appassionato sostegno. L'Anfield ha vissuto momenti leggendari, come la vittoria della Coppa dei Campioni nel 2005 contro il Milan, con una rimonta epica e i nomi di Gerrard e Alonso protagonisti. Il manager leggendario Bill Shankly ha influenzato il successo del Liverpool negli anni 60 e 70. La tribuna Cop Stand è rinomata per i cori coinvolgenti dei tifosi. L'Anfield ospita il Merseyside Derby tra Liverpool ed Everton, una rivalità intensa. Ogni partita è un'esperienza emozionante, con l'atmosfera unica dell'Anfield che lo rende un punto di riferimento globale. Questo stadio è un luogo di sogni, ricordi ed emozioni per i tifosi del Liverpool FC e gli amanti del calcio. L'Anfield non è solo uno stadio, ma una fonte di leggenda che continua a influenzare la storia calcistica. Ecco a voi, quindi, una panoramica dei 10 stadi di calcio più famosi al mondo. Ricordate, la loro fama è il risultato di un mix unico di elementi che li rendono speciali nell'universo del calcio. Grazie per aver seguito questo video e non dimenticate di lasciare un like e fare l'iscrizione al canale per altre interessanti discussioni sul calcio e non solo. Alla prossima!